seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia perché ho perso i milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fuori bagno. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi. E servono le chiavi, no? No, io devo, devo stare in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatevi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cioè il cazzo più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Ogni tanto ci penso che questo inizio, nonostante non cambierò mai idea, mi dispiace per Matteo, ma questa è la sigla e questa resterà la sigla di Radio ID Italia, rassegna stampa, Enrico ai microfoni di questa fantastica web radio in diretta alle 9.05 da Varsavia, una Varsavia che si presenta quest'oggi sotto i migliori auspici e c'è il sole, jest Swans, sono puntualissimo cara Malgorzata che si trova in questo momento dalle parti di Mantova e proprio ti consiglio Malgorzata di guardare la nostra fanpage che dà il segnale orario ogni giorno. Abbiamo pubblicato una foto di Marostica lì vicino al lago di Garda, quindi non lontanissimo, presumo
da dove tu ti trovi. Chiediamo così, tramite la chat di Spreaker, l'applicazione che consente a tutti di diventare podcaster, più o meno a tutti, insomma, perché la fatica, credetemi, è grande e questi sponsor ci fanno veramente sudare, ci fanno penare. E che chezzo, dai, mano al portafogli, voi che potete, o grandi potenti della terra, sta per arrivare questa buonissima marca di caffè. Abbiamo avuto per una settimana un'altra marca di caffè che ha sponsorizzato temporaneamente la nostra rassegna stampa. Ebbene, Simone, che tempo fa dalle parti di Bolzano, dove ti trovi? Ci hai parlato di neve e temperature siderali. Ebbene, quest'oggi diciamo che uno degli argomenti sarà anche il meteo, ma principalmente ci occuperemo, oltre alla lettura dei quotidiani italiani, ci occuperemo del caso Expo. Sono state spese i famosi fiumi di parole che già lì hanno descritto con una bellissima canzone, però prima di entrare nel vivo della nostra rassegna stampa, ne è vero, vorremmo iniziare con due risate. Dobbiamo commentare anche il calcio, sì. Simone, mi dispiace per il Napoli del mio amico Nicola, che è stato eliminato, però per una serie di meccanismi astrusi, essendo io tifoso del Torino, Federico mi ha spiegato una cosa complicatissima che non riesco così a raccapezzare nei complicati regolamenti UEFA. Per noi del Toro è andata bene che abbia vinto la Lazio. Boh, io la prendo così. Buongiorno al cuginetto Sergio, che mi scrive in polacco: Gin Dobre, sei veramente un poliglotta e non è un insulto. Saluti a tutta Siracusa, la mia città natale che adoro. Adoro, amo e odio, come disse Ovidio. Però insomma, adesso non ci andiamo a dirla. Compro una vocale? Chiedo a qualcuno che parla meglio di me l'italiano. Zlatan, tutto si può fare in Italia ancora, basta occupare le zingaro. Case ce lo insegna il nostro caro amico Zlatan Orrei. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. In collaborazione con l'accampamento di San Donato Milanese, l'uomo che ha passato la vita nella porcheria, detentore di una delle giostre più in voga degli anni 90. Zingaro, voglio vivere come te, andare dove mi pare, non come me. L'uomo che ha la casa con le rotelle. Lui è Zlatan, il Sinto. Zlatan! Oh, che cazzo vuoi, Samir? Tu hai visto cosa ha fatto Zvonimir? Cosa ha fatto Zvonimir, dai? Lui ha curato signora anziana, quando lei è uscita a fare spesa. Lui è entrato, ha cambiato serratura, ha occupato appartamento. Ah, visto articolo, sì, a Roma, no? È stato a Roma. Sì. Dai, facciamo anche noi. Sì, mo facciamo anche noi. Cosa fai? Io sono zingaro numero uno, mica posso copiare quelle di Roma io. Allora andare a casa di Berlusconi. Sì, no, Silvio mio amico. È lui che ci finanzia la mercanzia. No, ma no! Sei pronto, salve. Voglio sapere un'informazione, no? Siccome è uscita la notizia che zingare di zingaria, no? Vanno in casa di gente quando gente esce fuori che va a fare spesa. Io volevo chiedergli, lei oggi pensa di uscire? Ma che dici? No, non so. Perché io voglio prendermi su a casa, capito? Ma non glielo dici. Non devi avvisare. Sì, non si permetta più a mettermi giù che mi incazzo, Strunzo, che buono. Fammi parlare, tu non fate. Ehi, napoletano di merda, fammi parlare. Ma chi sei? Allora, mio nome è Zlatan Orrei, no? E a me che me ne importa, non ti conosco. E mi fai parlare, se non mi fa parlare, io come cazzo? Non ti voglio parlare. Ma ti parlo io, se no ti parlo con schiaffo. Ma me importa a me chi sei? Cosa preferisci? Non devi chiamare qua. Io chiamo, se no vengo a casa tua e mi prendo tutto, vuoi vedere? Ma che cazzo dici, strunzo? No, tu non insulta me, capito? Tu ascolta. Ma io a fanculo, a capo di struppe. Ehi, come te rivolgi a capo di capi tu? Ma tu chi sei? Allora, mio nome è Zlatan Orrei, io voglio venire a prendermi casa tua, capito? Ah, sì, vieni. Tu quando è che vai fuori, magari a fare passeggiata? Quando vuoi tu. No, se tu vai fuori, io mi entro dentro, cambio serratura e rivento a casa mia, capito? Va bene, va. Ecco, va bene, cosa? Ma perché vuoi fare conmigo, non ci capisco. Perché tu mi sembra più rincoglionito, capito? Tu stai più zitto. Ah, tu sei rincoglionito, io
sarei ringoglionito. Eh sì, si vede che tu meridionale è un po' ignorante, no? Io sono meridionale ignorante, ma tu da dove vieni, scusa? Io vengo da Zingarea. E allora che fai trovando? Ma tu perché hai chiamato qua? Spiegami. Perché voglio sapere, quando tu esci, tu, tua moglie, andate via, no? Così io entro, capito? Ma la tenere a fanculo, va, su, se ti pigli una pistola e ti spara proprio. Addirittura, adesso tu fa mafioso, no? Vedo un po' che Che sei camorrista tu, eh? Che sei? Sta senza pensiero? Roberto, sono assenti, lasciate pure un messaggio con data e ora, sarete richiamati a più presto, grazie. Allora, quando esci stasera, io vengo in casa tua e mi prendo tutto, capito? No. E poi mi metto lì a vivere, ok? Ciao, papà de minchia! Buonasera. Sei pronto? Salve. A che ora chiude il panificio? Alle 7:30, signore. E poi dopo 7:30 lei va a casa, no? Certo. Ok, perfetto. Allora io poi alle 7:30 posso venire e mettermi dentro a vivere. Va bene. Vabbè, c'è il panino, c'è tutto da mangiare, c'è anche da bere, no? Non manca niente qua. Bene, perché io so famiglia molto grossa, noi siamo in 40 in famiglia. Addirittura. Sì, c'è piccoli bambini che fanno elemosina. Però rimane poi mia abitazione, capito? Certo, andiamo prima a notaio, ti scrivo tutto e... No, non mi serve notaio, legge italiana non serve notaio, capito? Tu ti siedi, ti metti dentro, cambi serratura e casa tua, capito? Grazie, allora 7:30 chiude lei. Sì. Io per le 8 sono lì, ok? No. A dopo. Cioè, anzi, meglio che non viene lei. Allora Zlatan, com'è andata? Lascia stare, guarda. A quella che ho fatto al telefono nessuno mi diceva quando usciva. Poi sono andato un po' a piedi, no? E ho trovato una casa, bella. C'era tua madre, tua sorella, tua nonna. Ma non riuscivo ad entrare. Ma perché? Che casa era? Casa chiusa, no? E Giova? Senti Giova? Lo Zodi 105. Giova? Ci sono, allora, ci sono. Ci sei, Giova, bene, no, perché? Guarda che è molto importante quello che sto per dirti, perché no, non ridere, ma ci sono, che ci sei? Ma cosa, Renzi oggi ha presentato il DEF, ma cosa applaudite? Ma c'è un momento drammatico, cioè no, ha presentato il DEF, Giova, Renzi, che cos'è il DEF? La previsione economica per i prossimi 3 anni. Ha detto che non ci saranno né tagli né aumento delle tasse. Vai! Ma scusa Giova, ma fino a ieri non ci servivano 10 miliardi? E dove li abbiamo trovati i soldi? Abbiamo ereditato? Vuoi dire che Padoan ha tirato su dei soldi col gratta e vinci? Giova, oggi sul Corriere c'era un elenco, questa è bellissima, un elenco di previsioni fatte in passato sul nostro PIL. Bene, le abbiamo sempre sbagliate tutte, tutte cannate, ma non ma tanto, non poco, tanto, che in confronto Nando Pagnoncelli veniva Nostradamus. Ecco, la sensazione è che il DEF di Renzi abbia la stessa validità scientifica dell'oroscopo di Paolo Fox. Solo che Paolo Fox ha la decenza di fermarsi alle previsioni di un anno. Renzi, da sborone qual è, si spinge fino a 3 anni. Scusate, mi si dinti. Signori miei, per chi ha la luna in seconda casa, essendo seconda casa, l'IMU sarà maggiorata. Passiamo al cancro. Ecco, in questo paese il cancro è la criminalità organizzata. Non è colpa mia se questo è l'anno del cancro. L'ha detto anche Paolo Fox, se lo dice lui, che ci azzecca. Però io, grazie al DEF, posso prevedere i prossimi 3 anni. E infatti cosa vuol dire DEF? Dovremmo essere falliti. (Ride)
Scusate se rido, naturalmente sto scherzando. Noi siamo già falliti. Ve lo dico però fra 3 anni, quando torna Letta, così date la colpa a lui o a Paolo Fox. Come fare, Enzi Giova, a fare previsioni economiche da qui a 3 anni? 3 anni, 3 anni fa vi sareste mai immaginato che i lavori per l'Expo di quest'anno li finiremo fra 3 anni? Come fa Renzi a fare previsioni per i prossimi 3 anni che tra Ischia e cooperative ogni giorno gliene arrestano uno del PD? Beh, in effetti si può prevedere che non ci sarà l'Expo, però ci sarà l'ex PD. E i lavori sono già avantissimo, eh? Ora, renditi conto, Giova. Te lo giuro, noi siamo la prova vivente che Darwin non aveva capito una cippa di niente. Dimmi cosa si sta evolvendo nel nostro paese, ti prego, dimmelo. Evoluzione della specie. Noi siamo più la corruzione della specie. L'immagine più bella di questi giorni, Giova, era la Merkel in gita a Pasqua a Ischia, che si aggirava così smarrita, cercando il sindaco. Che strano. Vabbè, sindaco di Ischia. Tutti gli anni veniva lui a salutare me. Signor sindaco, purtroppo si scusa, ma sarà un po' in ritardo. Ritardo di quanto? Da 6 a 8 anni, dipende se collabora. Dunque, nello scandalo di Ischia si è fatto il nome anche di D'Alema. Le cooperative coinvolte pare abbiano comprato migliaia di bottiglie di vino che D'Alema produce, così per tenerselo buono, in vino Veritas, ma anche in Indagines la Veritas piano piano sta venendo fuoris. Per carità, D'Alema non c'entra niente, eh? Però a questo punto, dal momento che ora produce vino, io gli consiglierei di fare il barricato. Ma non il vino, no, no, proprio lui, barricato in casa. No. C'era una cosa bellissima. C'era un detto stupendo latino, qual era più quel detto latino? Aiutami Giova, non era cave canem, no, era quella bellissima frase di Cicerone, se lo ricorda Cicerone, beh, che salutiamo a casa, ciao Cice. C'era quella bellissima frase, ah sì, ecco, diceva così, maximus D'Aleme cavatio occasionis prima possibilis. Meno male che oggi, no, 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 meno male che oggi Deborah Serracchiani ha fatto definitivamente chiarezza, ha detto che la corruzione delle COP non è un problema del paese, che è un problema del paese, scusate, e non è del PD, infatti il problema del paese è il PD, non le COP. Che previsioni fai a 3 anni, Giova? Ve lo sareste immaginato 3 anni fa che l'Europa ci avrebbe accusato di tortura per i fatti della Diaz? Da come sono andate le cose io mi aspettavo che ce lo dicessero prima. E no, perché li avremmo presi a manganellate. Ma io mi chiedo, ma come mai nessun giudice italiano si è accorto che c'era un reato di tortura? Ma che scemo, certo. Noi non abbiamo reato di tortura. Per la legge italiana, quello di Giordano Bruno, è stato un barbecue andato storto. Durante... Sono scemo io. Durante l'Inquisizione, quelli che venivano tirati con le catene, legalmente, era una forma di stretching. Capisci? A proposito di torture, Giova, so che stasera hai Salvini microfonato. Vi do solo un dato. Lo sapete quante minchiate riesco a dire in un minuto? 12.400.000. Sapete quanto c'è di vero in quello che dico? Niente, zero, nisma, picche. Questo Renzi lo dice? Sì, lo dice. Ah, lo dice? Sono minchiate. Minchiate divisa. Comunque, Gio, ora c'è l'accordo. Forza Italia sosterrà Zaia in Veneto e la Lega sosterrà Toti in Liguria, sempre che Toti sappia dov'è la Liguria, naturalmente, perché l'altra mattina ad Agorà Toti era convinto che Novi Ligure fosse in Liguria, invece no, Toti è in Piemonte.
Se l'avessero candidato a Barcellona, Pozzo di Gotto in Sicilia, Totti avrebbe fatto la campagna elettorale in Catalogna con le nacchere. Ma meno male che almeno uno con le idee chiare in questo paese c'è rimasto. Fortunatamente questa mattina Paolo Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, ha deciso così di ingraziarsi un po' l'ISIS. Ma sì, ha detto che contro il terrorismo noi italiani siamo pronti all'azione militare. Noi italiani, azioni militari. Beh sì, se quelli dell'ISIS sono studenti, li metti alla Diaz, gli facciamo un culo così. Ciao. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. E difatti Salvini ieri era nelle principali trasmissioni, nei vari talk, con una felpa con su scritto Novi Ligure. A onor del vero, al mio socio di Gazzetta Italia, il buon Alessandro, ieri, proveniente da Torino, Rosta, gli ho chiesto, ma Alessandro, dove si trova Novi Liguri? E beh dai, in Liguria. Noi lo sappiamo perché l'imitatore di Sgarbi, Mister Lauretta, grande artista di Zelig e compagnie varie, proviene proprio da Novi Liguri. Novi Ligure, appunto, in Piemonte, credo che sia la provincia di Vercelli. Comunque mi fa piacere che abbiate apprezzato, se non avete avuto modo di vedere di martedì sulla 7, questa nostra riproposizione del grandissimo Crozza. Penso che sia uno dei pochi super partes destra-sinistra, cioè, perché tra l'altro ridendo purtroppo inizia a essere più credibile dei politici, e questo è il problema. E a proposito di chi non se la fa mandare a dire, visto che il tema, abbiamo detto, è l'Expo, ascoltiamo questo siparietto tra il vero Sgarbi, quindi non il suo imitatore, e il ministro Gasparri, o ex ministro. Lo scopriremo solo vivendo, ascoltiamo. Mi pare tutte cose che forse, ma qui siamo di fronte a un tema dell'Italia. L'Italia rialza la testa a Milano con un Expo universale. Allora, intanto comincia a immaginare che ciò che costruisci serva a qualcuno, non soltanto a 6 mesi di fiera. E allora, in questo luogo brutto, il più brutto della città, costruisci una serie di padiglioni che restino in piedi come qualunque esposizione universale nel mondo ha fatto negli ultimi 150 anni. Da Siviglia a Valencia. Ci metterai persone, ci metterai uffici, ci metterai condomini. No, viene tutto distrutto, altro che venduto. Certo, alcuni magari potranno utilizzare i materiali, ma quello che spendi lo distruggi. Salvo una cosa, il simbolo della violenza contro la civiltà italiana, che è l'orrenda architettura del padiglione Italia, che rimarrà perché è struttura stabile, che è brutto come la morte e costa 92 milioni di euro. Altro che puoi parlare gli 80 euro e le pensioni, tu butti i soldi in una merda immonda che fa schifo dal punto di vista architettonico e la mantieni in piedi. Ma perché 92 milioni per un orrore che non è l'Italia, che non è niente? Rispetto a una città meravigliosa che è Milano, dove un luogo straordinario che è Castello Sforzesco è del tutto inquinato dall'Expo Gate, due baracche immonde costruite da uno studio che neanche nomino perché gli fanno tenerezza, spendendo 7 milioni di euro per coprire il castello. Dentro il castello c'è uno dei grandi monumenti della civiltà italiana del Novecento, dell'architettura, che è l'allestimento BBPR, quello che ha fatto la Torre Velasca, proprietà credo ancora di Ligresti, che è un'architettura straordinaria del Novecento. Hanno fatto l'allestimento per Michelangelo, smontano l'allestimento e portano, spendendo altri 3 milioni di euro, la Pietà di Michelangelo, che è fragilissima, nella ospedale degli spagnoli, sopra un basamento antisismico di tale De Lucchi, che è un architetto bravo ma che non ha niente a che fare con la grande storia di cui BBPR. Non è possibile che Milano sia così barbara. L'architettura è civiltà, è bellezza. 92 milioni di euro per un manufatto, lo vedi? Che lo finiscano o meno, è un cesso immondo. Non è tollerabile. Allora, e la bellezza, l'eleganza, la raffinatezza, te lo farò vedere, dell'allestimento di Michelangelo, che Grandi ricorda, viene eliminata per fare una cosa così utile per portare. Ma che roba è? Ma dove siamo? Non è Italia questa, è l'Uganda.
Allora, è un uomo peggio dell'ISIS. Allora, la verità altro è che non è possibile cominciare l'Expo. Che mi posso sempre, concludere una cosa? È difficile per fortuna torto. Che c'è Farinetti, lasciami finire. No. Sì. Per fortuna che c'è Farinetti, no, che ha avuto l'idea di fare in un padiglione tecnico, tu l'avrai visto, le qualcosa opere. Chiedendomi di portare dei dipinti italiani, delle sculture italiane che siano simbolo dell'Italia. No, si sono messi contro e non vogliono i bronzi di Riace, quelli devono stare a Reggio. Incapaci, questa è politica che non fa nessuno, né chi sta al governo né chi è all'opposizione. Gasparri si alzi e dica i bronzi devono andare all'Expo Universale, nessuno ne cazzo, non dicono mai niente. Allora, non c'è politica, non c'è niente. Per quanto riguarda i bronzi, l'Italia è in balia di selvaggi. Allora, io sull'Expo la penso anch'io, ammetto delle parolacce Sgarbi. Come Sgarbi, perché è un evento di cui non ho ancora capito l'utilità. Aggiungo che a me non piace neanche Farinetti, perché ha avuto l'affidamento direttamente, senza una gara, e c'è una vicenda poco trasparente anche su quello. Per quanto riguarda la questione dei bronzi di Riace, ricordo però a Vittorio che anni fa, quando si pose questo problema, a Reggio Calabria fecero un referendum e migliaia di persone andarono a votare decidendo con un voto democratico che i bronzi, non per l'Expo, per un altro evento, non si dovessero muovere. Secondo me è un errore. Lo so, dopo di che li vanno a vedere in giro. Lì sono proprio tenaci. È una follia. Lo Stato non può essere in balia degli umori della gente che decide una cosa. Sono d'accordo anche Roberto. Stavo solo ricordando l'opinione radicata che andarono a votare per dire no, pensi un po' lei, spendendo pure i soldi. Questa è Radio Id Italia. E abbiamo censurato il pezzo in cui Sgarbi poi manda letteralmente a fanculo il buon ministro Gasparri. E comunque, giustamente anche i nostri radioascoltatori si schierano a favore di Sgarbi, perché c'è forte perplessità su questa. Su questa, quando ci sono mastodontiche opere, basta consultarsi con le principali trasmissioni di denuncia, c'è sempre puzza che queste cose poi vadano a finire in un calderone di disservizio, dove da un lato cercano i volontari, i ragazzini, cose per farli lavorare come schiavetti, e dall'altro diciamo i borghesi, come dire per qualcuno, ma coloro i quali detengono il potere cercano di arraffare cifre che forse neanche la mia più perversa fantasia riesce ad immaginare. Ed è per questo che noi rincariamo la dose alle 9.27 con l'opinione anche del nostro amico Giuseppe Cruciani. Prego, favorite. Whatever you want. Allora, caro David, certo che la vita di Vittorio Sgarbi è incredibile, è fatta di follie, di processi, di storie pazzesche, tribunali, debiti, controdebiti, assunzioni, politica. Ieri ha detto che il padiglione Italia all'Expo andrebbe bombardato. E ha ragione lui, secondo me. Io bombarderei tutto quello che è stato fatto con l'Expo, tutto tabula rasa. E si ricomincia da capo. Disdire tutto, arrivi in Italia. Tutto bombardato andrebbe, manca secondo me. Un mese, tutto giù. Tu. Tabula rasa. Nella mia mente è così. Poi, se devo pensare da persona, come dire, ragionevole e normale, dico, vabbè, arriverà un po' di gente in Italia, un forse. Po'. Forse qualcosa. Ma è un evento straordinario. Forse. Vedremo. Comunque, bellissimo, ho trovato bellissimo questa cosa di Sgarbi. Padiglione Italia lo bombarderei. Ho scoperto anche che Sgarbi andrà in tribunale perché qualcuno gli ha chiesto 200.000 euro di danni. Ma lo sai perché? No. Lo sai perché? Perché ha definito durante un comizio un avvocato, che tra l'altro è il marito di un politico del nuovo centrodestra, che si chiama Simona Vicari. L'avvocato si chiama Massimo Punzi, lo ha definito pizzaiolo. Pizzaiolo! Pizzaiolo! Allora, c'è un tizio che si chiama Daniele Barbone su Facebook, Twitter, non mi ricordo, anzi su Twitter, che dice: Giuseppe Cruciani sostiene che Expo 2015 va raso al suolo, ricordatemi chi è il suo editore, basta sciocchezze. No, ma scriva pure, signor Barbone, scriva a Confindustria, Radio 24, Il Sole 24 Ore, cioè qual è il problema? Non ho capito, perché penso, perché mi fa schifo quello che è successo, mi fa schifo questo ritardo pazzesco, che ancora ci sono i cantieri a un mese, mentre in altri paesi a un mese dall'inizio dell'Expo è tutto a posto, ci sono cose scintillanti e da noi ancora ci sono i cantieri, perché mi fanno schifo le ruberie e le mazzette che ci sono state sopra. Per questo mi vuole accusare? Poi è un modo di dire, vorrei bombardare tutto, no? Certo.
tutto quello che è successo in preparazione a questo Expo, magari sarà una cosa meravigliosa l'Expo, sicuro, tutto quello che è successo in preparazione mi fa orrore. Questo è vero. Lo posso dire che mi fa orrore o no? È anche vero. La cosa più interessante di oggi, però, dal punto di vista politico... Allora, andiamo a Milano, Daniele. Intanto c'è un candidato del Movimento 5 Stelle a Giuliano, giù in Campania, che su Facebook ha scritto, poi se n'è pentito come sempre succede, peccato che sull'aereo della Germanwings non ci fossero gli elettori del Partito Democratico. Idioti di merda, peccato se che su quell'aereo non ci fossero i fottuti elettori del PD. Ora dico, questo tizio si chiama Ruocco, ma cosa ti penti a fare dopo se hai scritto una cosa del genere? Se hai scritto una cosa del genere, hai scritto una enorme stronzata e dopo è inutile che dici... No, però qui volevo un momento, non c'è niente da dire, una cosa del genere. È 5 Stelle, dai. Ma che c'entra 5 Stelle, dai, su. È nello stile dei 5 Stelle. Daniele, vai. Sono così loro. Daniele, eccoci qua. Dimmi. L'avevo twittata sulla battuta di Expo. Sì. Sì, ciao, ciao, dimmi. Ciao, ciao. La battuta di Expo che ho ripreso testuale, che ha fatto poc'anzi, diceva che Expo va raso al suolo completamente, questa era la battuta. Ma non era una battuta, è quello che penso irrazionalmente di Expo per tutto lo schifo che ho visto fino adesso, nella preparazione, nei ritardi, in tutto quello che volete. È una cosa diversa dire che ci sono stati ritardi da dire che Expo va raso al suolo completamente. Anche Sgarbi quando dice che il padiglione Italia di Expo va bombardato, non intende bombardarlo con i caccia, no? È evidente, è una provocazione, è un moto dello spirito che viene su quando vedi quegli orrori, ma tu lo sai perfettamente che 6 cantieri su 7 sono in ritardo, lo sai perfettamente che bisognava completare anche per i esempio i cantieri saranno anche in ritardo, ma l'Expo ma è un evento universale, ma io non lo so perché poi che non va preso per essere bombardato dal punto di vista ideale. Io non lo so come andrà a finire, perché poi i bilanci delle cose si fanno molto tempo dopo, no? Le opere completate, quello che rimane, quello che non rimane, attivo, passivo, non è possibile fare un bilancio in corso d'opera. Vedremo tra qualche anno se questa cosa qui... Ma l'auspicio deve essere sia un evento universale, caro, che riesca molto bene come è riuscito quello di Shanghai. Ma è d'accordo, perché... ma siamo tutti d'accordo su quello. Chi non è chi? Perché bisogna essere pessimisti a ogni costo? Io ho detto quella frase lì molto pesante, perché effettivamente io vorrei cancellare tutto per quello che è successo fino adesso. Quindi anche Luciani pensa che l'Expo dovrà riuscire bene, che sarà ma no, un ma io spero che universale. Riesca bene, ma è normale che spero che riesca bene, io non lo so, però non si potrà dire né adesso, né a giugno, né a luglio, né a agosto, né alla fine, né a ottobre, perché i conti si faranno dopo, soldi spesi, ritardi, attivo, passivo, cosa rimane a Milano, cosa rimane all'Italia, non è che si può decidere adesso. Fino adesso quello che vedo io sono dei grandissimi ritardi e delle grandissime figure di merda, questo dico io, questo non si può negare. O sbaglio? Ci sono anche i ritardi, ma no, intanto... anche soprattutto fino adesso, soprattutto. Ritardi. Per adesso intanto... soprattutto, poi vedremo. Poi sono ritardi anche perché hanno dovuto. Allora, tifiamo contro, facciamo come quelli. Ma non è tifare, io non tifo. Come quelli che quando vedono la nazionale prima che scende in campo tifano contro. Daniele, scusa, ma se va bene. Ma basta questi paragoni col calcio, mi sembra Renzi. No, io sono Daniele, io sono, vuol dire, non sono qui a fare né professione di ottimismo né di pessimismo. Io vedo quello che accade. Quello che accade mi sembra un profondo ritardo. Ma vi sembra normale che l'1 maggio deve esserci l'inaugurazione, lo si sapeva da anni, a Dubai già stanno facendo le cose per quando ci sarà, e devono chiamare degli scenografi per incartare le opere incompiute? Cioè, ma sarà mica una roba normale questa? Poi io stifo Expo, perché andrò, mi diverte, sarà una cosa straordinaria, se magna, se beve. Vabbè, che c'entra quello? È meraviglioso, si possono vedere i padiglioni di tutto il mondo, il cibo di tutto il mondo si può degustare, quindi sarà una cosa straordinaria dal punto di vista architettonico, dei profumi. Però fino adesso si vedono solamente le torri, i cantieri, la fretta, la solita cosa italiana, questo si vede, punto. Cioè, ma basta, punto. Questo è vero. Daniele, grazie. Paolo, questa è Radio Ed Italia. E nel salutare Riccardo, che spero si sia sintonizzato dopo averci fatto questa sorpresa dal Botswana, oramai diciamo quasi uno di noi, anche lui da Varsavia, Varsavia col sole, spero che o voi tutti amici motociclisti abbiate deciso di inforcare il vostro
mezzo e cavalcarlo degnamente. Ho cambiato idea, sapete, sulla mia censura, su quello che ha detto poi Sgarbi a Gaspari, quindi voglio proporvi il pezzettino subito dopo di questa trasmissione, che è anche non male l'aria che tira, non mi ricordo la biondona abbastanza MILF che la presenta, sulla 7, il canale, ricordiamolo, del presidente del Torino Urbano Cairo. Ascoltiamo, tappatevi le orecchie, o voi che siete contrari al turpiloquio, al linguaggio esplicito che noi utilizziamo in questa trasmissione. No, volevo dire, teniamo troppa l'intelligenza di Vittorio insieme al microfono, diamogli un po' di Valium, perché si immedesima troppo. Ma voi non fate un cazzo in compenso. L'Italia è in mano di morti, sono morti, da Renzi all'opposizione sono morti. Allora, l'Expo richiede una scommessa, io l'ho fatta e la vedrete, altro che Farinetti e Travaglio, che è l'amico di Travaglio. Cosa dice? Non dovevano dare nel giornale il fatto che quello di Gasparri il padiglione a uno bravo come Farinetti, perché doveva fare una gara. Tu vuoi far vedere cos'è la bellezza italiana? Chiami la Ferrari e deve fare la gara con chi? Con la 500? Ma che cazzo dici? Ma non fare paragoni sbagliati, su. Sei un morto, sei un morto. La politica non può essere questa. Sei come Travaglio, uguale. Uguale a Travaglio. Farinetti ha fatto l'unica cosa saggia. Vittorio. E la vedrai, e la capirai con il tuo cervello. Aspetto che Vittorio abbia avuto i buoni pasto da Farinetti. Ma che buoni pasto, vaffanculo, tu hai buoni pasto. Me ne sbatti i coglioni dei buoni pasto. Allora, volevo chiedere grazie. Non so se i più giovani magari non ricordano, ma questa, diciamo, faceva parte della cultura dei cartoni animati della mia infanzia. E Lupin era un ladro che ancora, insomma, in qualche modo aveva un certo stile. Tutti ricorderanno Arsenio Lupin, venne fuori poi questo cartone animato, tra l'altro abbastanza erotico. Ecco, non voglio fare il solito perverso che vede il lato erotico anche nel cartone animato, però anche i giapponesi a volte fanno queste cose un po' tra il kitsch e il... però insomma ci si vedevano delle poppe abbastanza importanti. Era... non mi ricordo come si chiamava, allora Zenigata era l'ispettore con questo nome giapponese. Ecco, magari mi aiuta qualcuno dei nostri ascoltatori, come si chiamava la donna per cui Lupin impazziva e diventava sempre rosso e come un pomodoro. Salutiamo tutti i nostri VIP all'ascolto quest'oggi. L'area di Varsavia è ben presente, ma ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che secondo statistiche alla mano, e le statistiche su internet sono molto meno bugiarde di quelle per esempio della televisione, che secondo me è una grande Margot, grandissimo, grandissimo Sergio da Siracusa interviene, tacete, e subito ci dice che Margot era quel discreto gnoccolone della... non era la compagna, insomma non si capiva mai, perché alla fine era uno di quei rapporti travagliati, come spesso accade, dove si sa, l'amore è asimmetrico, non è mai diciamo in giusta proporzione da entrambe le parti. Ebbene, mi sono perso. Comunque ricordo che la Cina è il terzo paese tra i nostri radioascoltatori, e detto questo non posso che lanciare la sigla delle Radio Id Italia News.
News provenienti dai noiosissimi quotidiani italiani. Partiamo oggi dal Messaggero di Roma. Una Lazio fantastica e in finale con la Juve. Benissimo, lo sport sempre la fa da padrone sui nostri quotidiani. Non a caso, diciamo, cercano in tutti i modi di accattivarsi diciamo la fedeltà dei lettori, che invece sempre di più utilizzano o i tablet o i portali, perché no, c'è un portale come Iditalia che già raccoglie migliaia, siete in migliaia, avete sentito bene, coloro i quali si collegano. E ancora qui un'altra volta il fenomeno strano è che il primo paese, invece abbiamo detto Cina, terzo paese all'ascolto di Radio Iditalia, ci sono gli amici della Texid che spesso ci ascoltano e noi li salutiamo e sempre diciamo questa parola, sì, grazie e soprattutto ni hao ma, come state? Ebbene, dicevamo che invece per quanto riguarda la pagina iditalia.com il primo paese in assoluto sono gli Stati Uniti, seguiti dall'Italia e soprattutto al terzo posto dalla nostra amata Polonia. Bando alle ciance, la Repubblica ancora con una foto abbastanza eloquente, con cantieri allucinanti a questo punto al 9 di aprile, come direbbe un nostro caro amico, giù la maschera, mi sa che non ce la faremo, siamo a 21 giorni per evitare il flop. E come diceva prima, non so se Cruciani o chi per lui, pensate un po' che Dubai ha già iniziato in questo momento con i cantieri. E io scommetto 5 dirham, e non so quanto valgano, però non so neanche se è la moneta degli Emirati Arabi, che a Dubai, credetemi, ci sarà anche l'aria condizionata nell'atmosfera. Ho detto una cosa per dire l'assurdo, ma negli altri paesi che noi reputiamo, sottosviluppati, credetemi, le cose funzionano. E nonostante l'orario magari non sia ideale per raccontare questo aneddoto, ricordo che personalmente passeggiando per le strade di Dubai, insomma nella zona del Dubai Mall dove più o meno si concentra la vita, anche perché c'è l'aria condizionata e quindi non si devono sopportare i 50 gradi, anche se era gennaio, insomma erano abbastanza di meno, 30 e rotti, quindi l'inverno arabo. Ricordo una cosa, ecco, un po' schifosa, un bambino tipo che giocava lì, sentendosi male, rigurgitò, insomma, Ivan rigurgitò, vomitò, come dobbiamo dirlo? Diciamo, diamo un nome alle cose. Ebbene, avete presente, non so, nel giro di 2 minuti una squadra di inservienti con paletta, straccio, eccetera, ma stiamo parlando per strada, cioè come se, non so, vicino San Babila un cane fa la pupù e magari il padrone non se ne accorge, tac, e subito interviene la squadra. Ma dai, ma dove? Ma dove? Ma se ho visto la cacca dei piccioni dentro il... l'auto, no, come si chiama? L'autogrill? Sì, proprio l'autogrill dell'aeroporto di Fiumicino, Roma e Fiumicino, sì. Quindi entrano i piccioni, non riescono a eliminarli e quindi mentre mangi vedi che sulle impalcature molto così ci sono dei piccioni che potrebbero bombardarti da un momento all'altro. Avete provato anche, non so, a visionare lo stato dei servizi pubblici, lasciatemi dire, anche in un centro commerciale, scegliete voi la città, facciamo Verona, Iva? Ebbene, facciamo Verona, come si chiama lì, il gigante, sa il cazzo. Comunque, credetemi, troveremo sempre uno stato di igiene precario. E questo è sbagliato, cioè non ci dimentichiamo che noi siamo un paese orgogliosamente, nonostante sia francese la parola, orgoglioso di usare il bidet, orgoglioso di avere delle case che sono degli specchi. Quando andiamo all'estero e viaggiamo in generale, anche se in Polonia, per dire, non so, si tolgono le scarpe per entrare in casa, che giustamente forse igienicamente, così come fanno anche in Giappone, è una cosa abbastanza accettabile, noi abbiamo delle case tenute dalle nostre mammine che sono degli specchi. Ebbene, perché la nuova Italia, questo nuovo corso trasandato deve diciamo patire le conseguenze di un'inefficienza? Però il discorso sarebbe più lungo, sarebbero proprio, non so, prima avevo fatto accenno a una canzone che credo aveva vinto anche un
Sì, a Bolzano è diverso, ma dove? Ein Beat, bisschen meine Freunde, ma dai, meine Freunde, non è diverso, e Simone ve lo può confermare, saranno anche paesi bilingue, ma comunque le mie sono solo fiumi di parole, dai. Mi aspetto mille scuse, come sempre da te, sei un fiume di parole, dove neghi anche me, che bravo che sei. Ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Questa canzone vinse, se non sbaglio, un Sanremo ed erano i Jalis. Che fine hanno fatto i Jalis, Ivan? Tu che sei soprannominato anche Ivan DJ, saremo curiosi di sapere che fine hanno fatto. Comunque, parole o non parole, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Ci crediamo? Poco, visti i dati della disoccupazione che abbiamo visto ultimamente. Adesso Walter, che al nostro ascolto, salterà su tutte le furie dopo questa confessione shock che viene riportata sulla prima pagina di Libero, il quotidiano fondato da Veltri e diretto dal brizzolato e simpatico Maurizio Belpietro. Parola di Rom, guadagno 1000 euro al giorno, tra parentesi, rubando. Sono queste due zingarelle che sfottano, diciamo, le nostre istituzioni, perché sanno benissimo che se i poliziotti ci fermano, tanto devono rilasciarci, siamo minorenni. Salvini, chiaramente... No, non voglio sentire l'opinione di Walter, perché sennò andiamo sull'apologia della violenza. Comunque già Salvini inizia a dichiarare: radiamo al suolo quei campi con le ruspe. Boldrini e il Vaticano, Boldrini, ti prego, Boldrini,
Boldrini, ti prego, non dire niente. E il Vaticano lo attaccano accusandolo di razzismo. Bene amici, noi per lo sapevo, ma la gente devi lavorare, se no sei un pelandrone. Ed è a questo proposito che, anche se prendiamo un po' le distanze dagli amici dello Zoo di 105, perché questo scherzo va a punzecchiare proprio coloro i quali cercano lavoro, quindi cerchiamo di prenderlo, come dicevano i latini, cum grano salis, quindi con la giusta ironia e l'autodistanza che ci dovrebbe essere. Buongiorno Giampiero, buongiorno a te e alla tua Juventus, mannaggia voi, oramai Coppa Italia, Coppa del Nonno. Io a questo punto vi auguro anche la Coppa dei Campioni, che devo dire, oramai l'avete dimostrato, non state più neanche rubando, cioè tutte le panda, quelle pronte per i regali, sono lì fermi in garage perché siamo così scarsi noi delle altre squadre. Detto questo, parliamo di lavoro, una presa in giro, vi prego, non vi offendete, e soprattutto amici pugliesi, credo che qua ci sarà pane per i vostri denti. Ci colleghiamo con il giustiziere dei pugliesi, cioè questo, allora io devo dire una, allora Donna, tu la devi smettere, perché prima o poi ti toccherà andare in Puglia in vacanze, questi ti ammazzano di botte. Comunque ritorna Gigi Valli, andiamo, vai. Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te. Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora! Pronto? Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, visto il suo annuncio di lavoro. In che cosa consiste il lavoro? Ha presente quella tecnica orientale dove si mettono, tipo, la gente mette le gambe in delle vasche e dei pesciolini mangiano loro la pelle morta? Sì. Ecco, perfetto. Noi siamo, diciamo, allo step successivo e in pratica le persone si immergono da noi in delle vasche piene di pesci gatto. E nel frattempo questi pesci gatto con i loro baffi vanno a creare del piacere in certe zone. Tipo orifizio, adesso parlo così, nel senso, mi scusi se sono così un po' diretto. Va bene, prego, vado avanti. Detto così, e coi baffi i pesci gatto andranno a soleticare, appunto, tipo l'orifizionale, la zona dei testicoli, che comunque è una zona molto molto sensibile. E io cosa dovrei fare nello specifico? Dovrebbe curarci innanzitutto i baffi. Cura i baffi. Ma non ho capito, vuole lavorare o non vuole lavorare? Ma scusi, no, non voglio lavorare. E quindi che cazzo, non ho capito, metti l'annuncio per fai pelandrone di merda, scusa, non ho capito. No. Vabbè, cosa mi puoi dire qua? I morti de mammata. Ma guarda sto lavativo di merda, guarda qua. Che... Pronto? Ah, salve, sono Gigi Valli, Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro. Disturbo? No. Senta, abbiamo una collaborazione in atto noi? Sì. Con la Muso Giappo SRL, in pratica è un'azienda orientale che opera nel settore benessere in Italia. Sì. Lei ricoprirebbe la mansione di sostituto? Sostituto di cosa? Di cosa? Allora, in poche parole, abbiamo qua un nuovo metodo di fare i peeling. Sa cosa sono i peeling? No, non sono aggiornato. Ah, ok. Vabbè, il peeling è quando togli la pelle morta dai corpi, la pelle in esubero, diciamo, no? Sì. In Oriente la fanno mettendo le gambe in una vasca e i pesciolini vanno a mangiare questa pelle e vanno a pulire il corpo delle persone. Sì. Questa cosa la facciamo noi con i pesci gatto. Sì. Ora, siccome qua i pesci gatti ci sono morti, no? Sì. Noi le metteremo dei baffi finti. In pratica deve fingersi pesce gatto e sott'acqua deve ciucciare il cazzo. La bacchina rom. Chiedo scusa, comunque posso dirti seriamente? Perché chiamo con un numero privato? Pronto. Dai, terone di merda, ascoltami un attimo. Vieni qua, che ti rompo il c***o. Vabbè, sta arrivando, dove sei che sta arrivando? Io a Palese, penso di me. Ci vediamo alla fontana? Ho fatto intercettare il nome, penso di merda. Da chi? Da Colombo? Ti vengo a rompere il c***o a casa tua. Ma che cazzo rompi? Tu sai cosa puoi fare al massimo? Puoi dare gli schiaffi sul c***o con la lingua, puoi fare al massimo. Sì, ti ho fatto intercettare il telefono. Sì. Pezzo di merda. Perché? Sì. Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro. Disturbo? Sì. Dica. Ho capito, sì, che disturbo, non ho capito, scusi. No. Vabbè, dai.
Noi abbiamo, guardi, abbiamo una collaborazione in atto con la Muso Giappo SRL, che è un'azienda di tecnico orientali nel benessere, questa roba qua, no? Sì. La sua mansione sarebbe quella di addetto all'abbeveraggio. Ho capito, e come funziona? Allora, noi facciamo in pratica, no, questi massaggi. Sì. Ai clienti. Sì. Sono dei, abbiamo queste nostre ragazze che fanno dei massaggi, diciamo, drenanti ai marocchini. Abbiamo dei clienti, abbiamo un giro di clienti marocchini noi qua a Bari. Ho capito. Ecco, siccome però abbiamo già ingaggiato tua moglie che fa le raspe ai clienti. Ma chi sei? Eh? Chi sei? Gigi Valli. A quel punto lì, diciamo, no? Arrivi tu e pulisci la sbroffata. Magari per far rimanere bene il cliente, lo fai bevendo, capito? Così il cliente è tutto eccitato e torna un'altra volta. Sì, sì, a puttane mamma te chiede, va, fammo che ci stiamo a fare, perché? Comunque guarda che il Dona è pugliese. È pugliese. Lo so, pugliese, lo so, è un bastardo di merda cinico. È un bastardo di merda. Lo Zoo di 105. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. E noi questo saluto ce lo prendiamo tutte quante. Comunque sul tema degli zingari penso che cosiddetti anche rom, soprattutto ho preso personalmente in antipatia anche questo personaggino, questa rappresentante dei rom che sta facendo diciamo incetta di talk show, perché salta da quello di Santoro a quello di Floris. Avete presente quella? Non mi ricordo neanche il nome, non ha importanza. Un saluto a Walter, adesso ho letto sulla chat oggi molto attiva di Radio ID Italia. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, tra l'altro, il nostro indirizzo di posta elettronica, che è radio, no, ID Italia, senza radio, scherzavo adesso, seri, iditalia@gmail.com, dove potete mandare le vostre proposte, perché questa è una radio aperta anche alle idee altrui. Pertanto, se siete dei giovani che hanno delle idee che vogliono cavalcare ed esporre, o se avete dei gusti musicali che possono essere in qualche maniera compatibili con il concetto di Radio ID Italia, ebbene mandateci il tutto a iditalia@gmail.com. Ricordiamo altresì che se siete degli utenti aficionados di Twitter, che io sinceramente continuo a non capire come funzioni, comunque rispetto e tolleranza, quello che ogni tanto i miei genitori, soprattutto la mia cara mammina Dorotea, che saluto, mi dicono: Enrico, sei un pochettino intollerante, eppure noi ti abbiamo educato con tutti i principi volti a questa tolleranza, a questo rispetto per il prossimo. E invece, insomma, è uscito fuori un figlio talebano. D'altronde, insomma, ci sta. E volevamo dare un'occhiata anche al giornale, giusto per chiudere la giornata di oggi. C'è un po' di casino nella destra, che sta cercando di ricomporre. Due dei grandi personaggi scomodi sono Fitto, che non si capisce bene da quale parte egli voglia stare, e il secondo è Alfano, che non è più, fa parte di questo nuovo centrodestra, che però si allea con la sinistra. Insomma, questi atti di prostituzione all'italiana, che diciamo sono degni della più becera politica, diciamo, volta alla matematica barra e alla poltrona sicura. Vogliamo aprire anche un dibattito su questo, vediamo se l'economia ci fa sognare. Diamo rapidissimamente, anche perché l'Utemp è tiranno, e invece no, lo spread mi sta salendo, siamo a 108 punti. Uè, Piazza Affari ha aperto comunque in rialzo, più 0,34, il tutto. Volevo vedere se mi date anche gentilmente dalla regia il prezzo di barili e barilotti, vi sarei molto grato. Esatto, quindi il contratto WTI, mi sta salendo, e allora faccio il pieno oggi, perché sennò siamo a $51.72 per un barile di petrolio, invece è in calo, quindi mi ero perso una parte precedente. Come sapete, calo o incremento è un dato relativo al giorno precedente, quindi è sceso del ben
del 4,42%, quindi cari amici, comprate camion a benzina, comprate macchine di grossa cilindrata, fottetevene, chi se ne frega. Vediamo un po' se riusciamo anche a chiudere con il dato del famoso passaggio di mano. Ci dicono che no, non c'è tempo, allora noi ci atteniamo a quanto ci viene detto da coloro i quali maneggiano i cronometri, e vi diamo appuntamento a domani con una puntata che potrebbe, ripeto, potrebbe essere abbastanza atipica. Cercherò di avere ospite il professor Losito da Gioia del Colle per raccontarci di questioni inerenti la difesa pubblica. So che il tema magari non può essere un pochettino antierotico o soprattutto smoscia cazzo, però insomma, grande stima per il professor Losito, ruttino incluso, e non mi resta altro che darvi l'appuntamento a domani. Spero sinceramente che questa puntata vi sia piaciuta e spero altresì che diffondiate il verbo per far sì che questa radio diventi sempre più virale. Un abbraccio anche a Alessandro che mi chiama adesso. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.